Eccoci qua, oggi con un video che volevo fare da tanto, che mi è stato anche chiesto, ovvero una guida sul setup iniziale, quindi sull'avvio di una stampante, dal momento che vi arriva a fare una buona stampa, un buon risultato di stampa. Premetto che qua vi dirò i passaggi da fare, cosa dovrete fare, però non vi spiegherò nel dettaglio come fare ogni cosa. Per quello vi lascerò una guida qua sotto che sto facendo in questi giorni, insomma sto preparando, che è basata sulla guida ufficiale Voron e sulla guida di Ellis, tradotta in italiano facendo degli aggiustamenti, quindi insomma ci sono anche tutte le formule, ci sono i link alle prove, poi vediamo quali, alle prove in G-code, alle prove di stampa da fare, cioè ci sarà tutto spiegato proprio in dettaglio nella guida passaggio per passaggio. Qua vi dico le cose da fare. Se lo vedete questo video appena uscito, vi lascerò le guide originali in inglese e poi magari fate la traduzione intanto con Google Translate se proprio le volete guardare adesso. Altrimenti, appunto, io appena riesco, è un lavoro comunque abbastanza lungo, ci sto già lavorando, cercherò di buttare fuori la versione appunto cartacea, diciamo, la versione scritta della mia guida con tutto in modo dettagliato e di modo che possiate seguire quella. Però intanto, in questo video vi vado a dare comunque una lista di tutti i passaggi che ci sono da fare con una breve spiegazione, di modo comunque che se avete già un minimo di esperienza o cercando qualcosa potete già mettere in pratica molti di questi passaggi solo guardando il video. Allora, il primo passaggio sembrerà banale, ma fidatevi che non lo è quello di controllare attentamente, molto attentamente, il montaggio della vostra stampante. Ovvero controllare di aver messo tutti i pezzi, di averli messi al posto giusto e controllare anche l'assemblaggio delle parti che magari non avete montato voi. Cioè, se una stampante vi arriva preassemblata, soprattutto quelle molto economiche, o magari in due pezzi, mettete su l'asse X e la stampante è montata. Sì, ma come è montata? Cioè, va comunque controllata. Quindi se avete una squadra, dovreste averla, controllate che tutte le parti che devono essere in squadra lo siano, tutte le estrusioni di alluminio, tutto quanto. Poi andate a controllare che tutto scorra liberamente, ovviamente a questo prima di fare la prima accensione, che tutto scorra liberamente, che le cinghie siano tese in modo giusto. C'è poi un piccolo gadget di Prusa che potete scaricare da mettere nelle cinghie per controllare che siano tese al modo giusto. Quindi in generale di montare la stampante con cura e di controllare che effettivamente anche le parti preassemblate sia stato fatto tutto a regola d'arte. Questo ancora prima di fare la prima accensione. Il piatto io consiglio sempre di pulirlo con del sapone da cucina perché ci sono sempre dei residui comunque di grasso, di unto, ci sono comunque dei residui sui piatti che vanno tolti e io consiglio sempre del sapone da cucina. Se è un piatto Pei, quindi quelli magnetici, comunque lo tirate via, lo fate sotto l'acqua, è più semplice. Se invece il piatto rimane sulla stampante, magari abbiate l'accortezza sotto di mettere un po' di cellophane o qualcosa e di usarne veramente poco con una spugnetta di modo da non rischiare di andare a spargere del liquido dappertutto. O se non vi sentite sicuri, addirittura all'inizio usate solo abbondante alcol al 99%. Intanto provate se solo con quello già viene bene. Poi, una volta che l'accendete, che accendete la stampante, controllare che abbia l'ultima versione del firmware. Questo lo potete fare se è una stampante abbastanza recente, abbastanza avanzata, dal touchscreen della stampante andate nelle impostazioni e controllate gli aggiornamenti, se è una stampante già connessa a internet, tutto. Se è una stampante di fascia un po' più bassa e queste funzioni non le ha, andate sul sito del produttore, scrivete il modello, per esempio Creality Ender 3 firmware, cercate su Google, vedete la versione del firmware, l'ultima che c'è sul sito del produttore e la confrontate con la vostra che leggete sulla stampante. Se è la stessa, bene. Se vedete che la vostra versione è più vecchia, fate prima l'aggiornamento. È inutile stare a fare calibrazioni e tutto, che poi magari l'aggiornamento in qualche modo o non va bene o vi cancella qualcosa e dopo magari dovete rifare tutto. Quindi prima controllate di avere l'ultima versione. Una volta installata quella, partiamo a fare tutto il resto. Una volta che abbiamo aggiornato la stampante, il prossimo step è di controllare il corretto funzionamento della stampante stessa, ovvero che tutti gli assi si muovano correttamente, quindi asse X, Y e Z,
che raggiungano gli end stop e che si fermino, quindi non che quando arriva la fine continui a vibrare, ma che si fermi, rilevi l'end stop, sia che sia fisico che sia virtuale, con i nuovi, col sensorless, insomma, e poi controllare che il piatto e l'estrusore si scaldino correttamente e anche che mantengano la temperatura, cioè se voi impostate 250 gradi, che arrivi a 250, ma poi che non vada a 252, poi 248, perché in quel caso c'è un problema, normalmente non c'è, però ci potrebbe essere un problema che si può risolvere facilmente. Comunque controllate queste cose, che tutto funzioni in modo corretto, ecco. Il passo successivo è quello di livellare manualmente il piatto, se c'è la possibilità. Se è una stampante che ha le rotelle o qualche tipo di regolazione, comunque regolate il piatto manualmente. Il livellamento manuale come si fa? Se avete la possibilità di farlo via firmware, quindi avete una funzione proprio che vi dice livellamento manuale del piatto, lo fate tramite firmware. Altrimenti lo potete fare anche voi manualmente. Scaldate il piatto a 60-70 gradi perché col piatto caldo potrebbero esserci delle leggere variazioni. Ovviamente voi lo volete fare col piatto caldo perché poi sarà quella la temperatura che andrete a stampare. Una volta messo a 60-70 gradi, andate con le impostazioni di movimento della stampante a muoverla nei quattro angoli. Ovviamente avvicinate l'ugello e il nozzle finché arriva abbastanza vicino, la fate muovere la testina nei quattro angoli e in ognuno degli angoli regolate le manopole di modo che da avere la stessa resistenza al foglio, al movimento del foglio, in tutti e quattro gli angoli. Quindi col piatto caldo fate questa regolazione qua, se non c'è l'impostazione. Poi, una volta fatta questa, lanciate il livellamento automatico, che ormai insomma ce l'hanno tutte le stampanti, quindi lo lanciate. Se la vostra stampante non dovesse avere il livellamento automatico, controllate ancora con maggiore cura questo livellamento manuale, perché è l'unica opzione che avete per avere un piatto livellato. Poi c'è il manual mesh, quindi fare una mesh manuale, ma quello farà parte poi di un altro video dove vi dirò le impostazioni avanzate. Queste sono le impostazioni iniziali da fare per ottenere delle buone stampe all'inizio. Poi farò un altro video sulle cose avanzate da fare in un secondo momento. Una volta livellato il piatto, fatta anche la calibrazione automatica se la dovete fare, regolate lo Z-offset. Questo si fa da software, insomma. E andate a regolare la distanza di solito al centro dell'ugello dal piatto, anche questo fatelo caldo. Una distanza all'inizio tenetevi pure, cioè che il foglio scorra bene, poi avete sempre tempo ad abbassarvi, però per evitare che magari dalle prime stampe vi andate a schiantare, quindi tenetelo sempre, se dovete scegliere, un po' più altino piuttosto che proprio contro l'ugello. Una volta regolato anche lo Z-offset, bisogna fare la calibrazione dell'estrusore. Questo per me è importante e va fatto comunque su tutte le stampanti. Come fate? Sia che sia una stampante Direct Drive o Bowden, non è importante. Voi vi mettete all'ingresso dell'estrusore, non dell'hotend, dell'estrusore, quindi dove entra il filo nell'estrusore, misurate con un calibro 120 mm, ok? E mettete un pezzettino di scotchcarta preciso ai 120. Poi date un comando. E qua vi dirò dopo nella guida come fare a dare questo comando, se con clipper o con Marlin, ma è facilissimo, alla stampante di estrudere 100. Ok? Voi avete messo un piccolo pezzo di scotch a 120, voi gli dite di estrudere 100. Una volta che la stampante ha completato l'estrusione, andate a misurare con un calibro quanto è rimasto. Se è rimasto 20 o 19 o 21, diciamo che potete anche lasciarla così, visto che comunque siamo solo alle fasi iniziali, se è così non state neanche lì a smanettare, se è 20, 19 o 21 va bene così. Se invece il filamento rimasto è di più o di meno, allora c'è un problema di sotto o sovraestrusione. Il test vi conviene farlo comunque 2-3 volte, perché un risultato potrebbe non essere, quindi lo fate 2-3 volte, vedete se il risultato che vi viene è sempre quello. E da lì vi muovete, se è 19, 20 o 21 la tenete così, se è meno o di più bisogna andare con una semplicissima formuletta che anche quella ve la lascerò nella guida qua sotto, andare a calcolare il valore giusto da mettere e poi andarlo a cambiare.
Se con Clipper è una cazzata, si fa dal CFG, se con Marvin comunque è altrettanto semplice perché si può fare o da Pro Interface o da firmware, ci sono mille modi per farlo, quindi anche lì è comunque molto semplice secondo me, o addirittura anche da G-Code, veramente semplice in tutti e due i casi. Quindi andiamo a trovare il valore giusto. Una volta trovato il valore giusto, rifacciamo il test e controlliamo che questa volta abbia estruso giusto, in modo corretto. Ah, all'inizio, mi sono dimenticato di dire, all'inizio, nei test da fare, oltre proprio all'inizio, inizio, dopo aver montato la stampante, oltre a controllare che sia dritta, che le cinghie siano strette e tutto, controllate anche con una squadra, con una livella, che il piatto sia dritto, che non sia concavo o che non abbia comunque delle deformazioni. Quindi andate a controllare questo prima ancora di iniziare tutto. Se è difettoso, contattate l'assistenza, ve ne fate mandare uno nuovo. Ora, dopo aver regolato l'estrusore, gli step, andiamo a fare una prova tramite G-Code, quindi tramite stampa, sugli angoli della stampante. Andiamo a stampare dei quadratini ai vari angoli per controllare intanto che il piatto o l'asse X comunque non sia twistato, che l'altezza sia uguale a tutti e quattro i lati, anche per andare a controllare se lo Z offset che avevamo regolato è giusto. Per vedere se lo Z offset è giusto, come si fa? Questi quadrati, andate a vedere le linee sotto, le linee dell'estrusione si devono ancora vedere, ma non devono essere troppo separate. Quindi se voi quando girate il quadratino vedete praticamente una superficie unica, non va bene, il nozzle è troppo vicino. Se vedete invece delle righe quasi separate tra loro, proprio con anche della distanza, allora il nozzle è troppo lontano. Devono essere unite, ma vedersi comunque il pattern che ha fatto l'estrusore. Non deve essere un blocco unico, ma si deve comunque vedere il tragitto che ha fatto l'estrusore. In questo caso capite che lo Z-offset è regolato bene. E anche, appunto all'inizio, controllando che tutti e quattro siano uguali, abbiano la stessa caratteristica, controllate che appunto non ci siano problemi di sorta. Se no, appunto, andate a regolare lo Z-offset, o se invece ci sono proprio dei problemi di twist, quindi del piatto o dell'asse X, lì è una cosa più complicata che ha bisogno o dell'assistenza, oppure andremo a vedere poi nelle regolazioni avanzate. Il prossimo parametro da impostare, che è molto importante, che tanti sottovalutano, è il pressure advance o linear advance, che dir si voglia. Che cos'è? Praticamente nell'estrusione dovrebbe esserci un valore fisso, ovvero che la macchina estrude e spinge fuori sempre la stessa quantità di filamento. Questo non è possibile perché si vanno a creare dei micro lag, dei momenti nei quali la stampante estrude meno, dei momenti alla fine nella quale ne esce di più. Per andare a compensare questo lag c'è questo pressure advance, che lo dice proprio la parola stessa, pressure advance. Cioè vado ad avanzare, quindi ad aumentare la pressione in un determinato momento per evitare quelle piccole sottoestrusioni. Questo può causare dei buchi nei perimetri e anche negli angoli, può creare vari problemi di stampa. Anche gli angoli che non vengono a punta, gli angoli che dovrebbero essere a punta non vengono a punta, ma vengono stondati oppure vanno in fuori, cioè dei difetti di stampa che voi all'inizio potreste non accorgervi o non attribuire a questo, ma in realtà è molto importante. Per regolare il pressure advance, per fortuna, ci sono dei metodi, c'è un sito che vi lascio qui sotto, comodissimo, dove voi mettete le vostre impostazioni della vostra stampante, cioè quanto è grande il piatto, 3 o 4 robe, poi vi scaricate il G-Code che è fatto in automatico e la vostra stampante andrà a fare questa calibrazione. Vi verrà fuori una piccola stampa con delle linee. Voi dovrete andare secondo una guida, che è sempre quella che vi lascerò io qua sotto, che vi dirà cosa guardare, quindi che la punta della freccia deve essere delineata bene, ma non devono esserci dei buchi e non deve esserci nemmeno troppa sovraestrusione, quindi dovete andare a cercare la punta, diciamo, perfetta, la freccia perfetta, e ci sono dei valori interi o intermedi da mettere che corrispondono alle varie frecce. Quindi voi dovete semplicemente prendere il test, vedere qual è la freccia venuta meglio e vedere il valore che corrisponde a quella freccia lì e inserirlo nella vostra stampante. Anche qua, come inserirlo? Semplicissimo. Lo stesso discorso degli steps.
è una cazzata da inserire. Una volta fatta la calibrazione del pressure advance, andiamo a calibrare la retraction. La retraction che cos'è? È semplicemente una volta che la stampante ha finito di depositare una parte di materiale, deve spostarsi in un'altra zona, quanto tirar dentro il filamento per evitare lo stringing o per evitare comunque dei fenomeni di deposito involontario di filamento. La retraction come si fa? Si fa una prova semplicemente, la più semplice è quella dei tentativi. Io consiglio sempre di partire da 0,5 a 35-40 mm al secondo come velocità, a 0,5 per le stampanti direct e a 1 per le stampanti Bowden, a salire poi, perché questo va fatto adesso, perché se voi avete impostato correttamente il pressure advance, il valore di retraction già potrà essere molto più basso e questo è ovviamente il valore più basso è, più ne beneficerete. Potrebbe darvi dei problemi anche il fenomeno del backlash. Il backlash che cos'è? È semplicemente un gioco che si va a creare tra la ruota godronata dell'estrusore e la ruota dentata del motore. Questo gioco qua deve essere ridotto al minimo possibile, non completamente a zero, quindi non deve esserci proprio un'aderenza incredibile tra le due parti, perché altrimenti le andate a consumare veramente alla svelta, se proprio sforzano quasi una contro l'altra. Bisogna fare in modo che siano molto a contatto, ma lasciandogli quel pelo di gioco proprio, quel peletto però veramente di gioco, non di più. E questo si chiama backlash ed è un fenomeno che va appunto corretto. Questa è proprio una cosa hardware per evitare, cioè non per evitare, per poter poi impostare il valore di retraction più basso possibile. Poi è bene fare una prova con il filamento che andrete a stampare di più. Se voi avete intenzione, come penso almeno all'inizio, di stampare soprattutto PLA, fate delle prove con il PLA di temperatura. Ci sono dei file che si chiamano Temp Tower, poi anche qua nella guida vi dirò come preparare il G-code e tutto quanto, che vi danno proprio un'idea visiva delle temperature giuste da impostare per questo materiale. Andrebbe fatto anche non solo per il materiale, ma per ogni marchio specifico. Quindi almeno all'inizio vi consiglio di andare sempre su quella marca lì, così siete sicuri più o meno della ripetibilità. Poi potrebbe cambiare un po' anche da colore a colore, però lì andiamo veramente, insomma, già se tenete la stessa marca va già molto bene. E anche di regolare un tempo minimo per il layer. Questo perché? Perché se voi andate a stampare oggetti molto piccoli, il raffreddamento potrebbe non essere sufficiente a raffreddare il layer sotto e quindi vi trovate un oggetto poi che vi esce strano. L'ultima prova, l'ultima calibrazione che potete andare a fare è quella del flow. Il flow cos'è? Semplicemente l'intensità dell'estrusione. Normalmente si regola da un 95 a un 105 normalmente per cento. E questa come si fa? Si fa semplicemente dopo aver fatto tutte queste prove. Se vedete che la stampa ancora ha qualche imprecisione, potete andare a fare le prove appunto di flow, come facendo dei cubetti alti 2-3 mm e andando a vedere il layer, il top layer, quindi il layer finale in alto, e andate a vedere semplicemente come viene. Dovrebbe venire una superficie uniforme con i layer quasi fusi tra loro, senza però che il filamento sbordi, quindi senza che ci sia una sovraestrusione. Andate a fare varie prove, semplicemente inserendo valori diversi per andare a trovare poi quello con il quale il risultato viene meglio. Queste sono appunto tutte le calibrazioni da fare all'inizio. Sembrano tante, ma in realtà con un'oretta, a dir tanto, fate tutto. Un'oretta, un'oretta e mezza, se magari ci impiegate un po' di più, ma sono calibrazioni veramente veloci, che però valgono la pena. Perché già se voi seguite questa guida qua e fate tutte queste calibrazioni, io vi assicuro che poi vi risparmiate giorni e giorni di andare sui forum a chiedere ma perché questo non mi viene così, perché quello non mi viene colà, ma perché ho stampato male, ma perché questo, ma perché quello. Cioè già seguendo questa guida, facendo tutti questi passaggi in modo corretto, andandoli anche a ripetere qualora non siate contenti o non siate sicuri del risultato da andare a mettere, io vi assicuro che otterrete un buon risultato. E perché vanno fatte tutte queste prove singole? Ci sono anche dei test che
che spesso si fanno, fanno vedere anche vari youtuber, dei test cosiddetti generali, no? Una prova studiata apposta per farvi vedere vari settaggi della stampante, come lavorano, ma quello vi fa capire solo se la stampante è settata bene o male, cioè non vi fa capire come, che valore inserire, cioè magari capite che il pressure advance è regolato male, ma se no lo capite se siete all'inizio, magari vedete solo che vi è venuta la merda, però non capite grazie a quella cosa andare a inserire. Invece facendo tutte le prove singole che vi ho detto io, andate proprio a capire qual è il valore giusto da mettere in ogni parametro, quindi poi andate ad avere una stampante regolata a dovere. Questa è la parte 1, comunque la parte iniziale, sono le regolazioni da fare all'inizio. Dopo ci sono delle regolazioni di fino da fare specificatamente su alcune macchine o comunque anche su tutte le regolazioni più avanzate che una volta che avete regolato tutto questo vi permettono di andare ad aumentare ancora la vostra qualità di stampa, quindi magari quelle piccolissime cose che potrebbero essere ancora imperfezioni di andare a correggere. Questo sarà oggetto di un video ulteriore, un po' più tecnico, un po' più dettagliato. Fatemi sapere anche, ho ricevuto abbastanza richieste per una guida in italiano su Clipper e vorrei capire che cosa vi interessa di più, se vi interessa di più la parte dell'installazione, se vi interessa di più la parte delle prime regolazioni o di capire come funziona Clipper, che funziona in modo totalmente diverso rispetto a Marlin, cioè che cosa veramente vi interessa capire e su cosa vi interesserebbe una guida di Clipper, di modo da cercare poi di trattare quegli argomenti. Fatemi sapere, lasciate un po' di commenti dicendomi la vostra, se voi all'inizio suggerireste altre calibrazioni da fare oltre a queste, se la pensate in modo diverso, insomma quello che volete, ecco, ditemi la vostra e appunto a breve, appena riesco, vi lascerò qua sotto la guida completamente in italiano fatta da me, appunto prendendo spunto dalle due che vi ho detto. Intanto, appena uscirà il video, vi lascerò le guide originali e poi al limite le andrete a tradurre con il traduttore automatico di pagine di Google, per il momento, insomma.